Buonasera amici, salve a tutti. Adesso noi siamo in diretta a parlare dei supereroi. E non solo, perché ci sono tante novità, tante cose interessanti, molto belle. Ah già! Tra un po' vedrai, capirete perché. Fai vedere la tua maglietta. Girati. Seg, che c'è scritto? Agente dell'Idra. Vedi? Ah, va bene, e dopo capirete il perché di questa maglietta, perché è interessante. Esatto. E ieri sera hai mangiato il biscotto? No. E l'hanno mangiato in tanti. Il biscotto? Ieri sera? Perché? Per me c'è stato un mezzo biscotto. Ma di chi stai parlando? Juve Barcellona. Com'è andata a finire? Stendiamo un pelo più. Io non faccio male a te. Tu non fai male a me, e così è andato avanti, sta bene a tutte e due. Boh. Quindi, biscottino c'è stato. Ah. Bene. Beh, cari amici. Passiamo subito ai nostri amici supereroi. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, innanzitutto interrompiamo un attimo, salutiamo Monica Polidori che ci sta guardando. Ciao Monica. E Gabriele Bernabei che si è messo in diretta. E ciao Gabriele. Ciao. Allora, anche qui ricordiamo. Per domani sera. Domani 24, venerdì 24 e sabato 25, anche il Mago del Fumetto aderisce al Venerdì Nero, ovvero al Black Friday. Al Black Friday, con sconti fino al 50% su tantissimi articoli presenti in negozio, su vintage, serie complete. Sia dei vintage che per quanto riguarda i manga. Esatto, insomma, supereroi. Ad esempio, prendiamo questo pezzo unico di rarità, come può essere Spawn e Batman. Ecco. Una prima edizione americana, quindi in inglese, di Frank Miller e Todd McFarlane. Tom McFarlane, che ha un valore medio di 60 euro, che è poi quello che noi proponiamo. Ma può domani? No, può. No. Può essere in sconto. È il mio sconto, esatto, del 50%. Quindi invece di 60, 30 euro. Abbiamo solo questa copia. Esatto, ci andiamo a rovinarci. Ecco. Però questo è un esempio. Esatto, dell'Image Comics, un pezzo unico, rarissimo, che possiamo ottenerlo con un prezzo veramente quasi irrisorio. Da 60 euro a 30 euro. Questo è un esempio. Poi se venite al negozio domani ne vedremo. Di tutti i colori. Esatto, venerdì e sabato. Esatto. Promozione non accumulabile. Di questo ne abbiamo uno solo, quindi... Che prima arriva meglio alloggio. Esatto. Promozione non accumulabile con altre iniziative presenti in negozio. Esatto. Carlo Savio l'abbiamo salutato. Salutiamo Carlo Savio. E anche Davide Meucci che ci stanno guardando. Ciao Davide, grazie. Grazie. Allora, iniziamo. Adesso c'è la carrellata veloce. Esatto, perché comunque li conosciamo. Li conosciamo, poi dopo ci soffermiamo invece sui pezzi da 90. Via. Allora. Qui abbiamo. Novità della settimana. Il numero 9 del Cavaliere Oscuro dell'Universo Rinascita. Quindi DC Comics. Bene. Te lo chiedo. Dimmi. Ma che mi è tornata la vista? Perché? Cioè... Non ci vedi, no. Adesso, ciao ragazzi, ciao Sabio. Ciao Sabio, riesco a leggere? E l'altra sera non leggevo. Forse con il tablet un po' più grande. Carlo Savio, leggo. Ciao, ciao ragazzi. Io l'altra settimana non vedevo manco il tablet, un altro po'. Sai che poi è stato sempre piccolino, quindi... Vedi, si può sempre migliorare. Esatto. Vai. Proseguiamo con il numero 17 della Justice League Rinascita, che abbiamo visto e si può ancora vedere tuttora al cinema, il grande film. Girano. Ecco la locandina del film della Justice League, che sta avendo un successo incredibile nei botteghini italiani e non solo. Bene. Quindi recuperiamo anche la serie, perché veramente può offrirci altre avventure e altre emozioni, garantito. Bene. Anche qui abbiamo una serie completa della Justice League. Ce l'abbiamo completa, sì, che domani è in sconto. Della New 52, anche essa in sconto. Del? Lì, se non mi ricordo male, siamo già anche quello del 50%. Ragazzi, domani mattina alle 7 dovete venire a fare la fila. Dai, da recuperare. Sì. Ed è Natale, è vicino.
Proseguiamo con una delle protagoniste della Justice. Io non può fare un regalo, ma se lo può fare anche per sé. Ah, certo, può anticiparsi un pensiero natalizio, no? Esatto. Coccolarsi un po'. No, anche perché con questi sconti, insomma, quasi... Non è che capita tutti se i giorni. No, se dici sono indeciso, a questo punto l'indecisione passa. Esatto. Proseguiamo con una delle eroine già presente nella Justice League, amata da femminucce, ma anche dai maschietti, che è Wonder Woman, numero 21, che sale di prezzo. Come sale di prezzo? Sì, da 2,95 a 3,95 euro. Un euro? E perché? Sarà troppo più grossina. Prima era in versione depliante. Proseguiamo con il numero 21, invece, sempre di Flash, dell'universo di nascita. Col 21, ci sta guardando anche Carlo Capobianco. Ma l'anima dell'immortacci sua. Ma io devo dire, ma questo è un fiore mignolo. No, non si dico queste cose. Ce lo dico perché se lo merita, lui lo sa il perché. No, non si dico queste cose. Carletto, di Martè, ma come stai? Carletto. È Carletto. Ah, allora. Carletto, tutto allora un programma. Capisco. Te voglio Carlo, sempre, te voglio sempre bene, ti mando un bacione. Dato fatti sentire però, E rispondi al tuo telefono quando ti chiamo. C'è mai. Dai. Tanto Carlo Savio, perché, ciao Carlo. Perché aumenta il numero delle pagine. Esatto. Si è fatto un po' più cicciottello. Bene. Proseguiamo con il numero 21, abbiamo detto, di Flash Rinascita. Okay. Che con questo numero, che continua poi nel numero 22 di Flash, e nel numero 21 e 22 di Batman, abbiamo uno dei crossover più importanti di quest'anno dell'universo DC, che è Io saluto Alessio, a Vallone. Ciao Alessio. Ah, ma ci vedi, oh. Vedi? E non è che c'è pure senza occhiali. Ah, dove sta? Dove sta? No, non ce la posso fare. Però, insomma, dai, un migliorato, dai. Un miglioramento. Allora, questo l'abbiamo fatto. Vai, andiamo avanti. Non può non mancare una settimana sì, una settimana no, uno dei nostri cari amici, che è l'universo Star Wars, o meglio, Darth Vader. Alessio Avalone, abbiamo salutato. Che prosegue le sue peripizie, le sue avventure, le sue discordie, con il numero 28. Bene, a breve anche lui lo vedremo il mondo di Star Wars ancora una volta con un capitolo al cinema. Proseguiamo con invece la casa editrice col piede zozzo della Salda Press, il numero 11 di Manifest Destiny. E perché c'è il piede? In versione economica. No, ma perché c'è il piede, voglio capire. Se leggiamo la storia lo capiremo. Ah sì? Sì, è un'impronta importante. Vabbè. Anche queste ne avevamo già speso le parole, quindi inutile continuare a raccontare la storia. Dai. Proseguiamo con un attesissimo arrivo, che è il numero 15 invece di Outcast, la versione ovviamente economica. 2,30 euro. 2,30 euro, se poi non spende. Poi Carlo Capobianco. Che belli mortati. Leggi. Allora, Carletto dice, sei un grande, ti vedo in forma, un gran bacione. Anch'io, ciao Carletto, mi raccomando, rispondi al suo telefono, fammi uno squillo. Ma non sei massone, ma massone. No, ma io voglio sentire, mi piace parlarci con Carletto, sì. Entriamo nel mondo della Marvel, nella casa delle idee. Sì. Allora, abbiamo il numero 38 di Amazing Spider-Man, fuggire o combattere. Ma che c'è qui? Ragazzi, È blisterato perché qui abbiamo il pacchetto di figurine. Per un po' di numeri di tutte le testate, poi vediamo anche un altro esempio, la Panini ci regala, perché ci regala in questo caso, una bustina delle figurine dell'album della Marvel. Che noi abbiamo fatto vedere l'altra settimana. Esatto. E insieme a quello di Diabolik. Esatto. Ha avuto un successo incredibile, sia un Diabolik che la Marvel. Sì, però quelle Diaboliche, diciamo che le abbiamo bruciate il primo giorno. Neanche 24 ore. Era finito, però. Ma rientra. Se rientra domani, la prossima settimana rientra. Quindi, se qualcuno ancora lo volesse. Esatto. Noi siamo qua. Noi siamo qui. Proseguiamo con il numero 12 invece degli Avengers. Ecco qua. Un'altra della squadra dei Vendicatori che conosciamo bene. Anch'essa con la bustina di figurine, che serve, perché questo album delle figurine della Marvel? Perché serve a festeggiare i 75 anni della Marvel, quindi cerchiamo di comprare questo album, di completarlo e chissà,
a breve avrà sicuramente un valore straordinario, anche perché si possono trovare 100 rarissime card. Quello delle card è Gagliardo, l'hanno spiegato l'altra settimana. Poi se con le diaboliche eccetera le faremo di nuovo. Le ripresentiamo. Le ripresentiamo perché comunque un'idea regalo a Natale per perfetta. Poca spesa, tanta resa. Abbiamo presentato prima Spider, prima di presentare l'altro, facciamo vedere sto Big Mezzi. Questo è grosso, ragazzi. Fate il paragone con la testa sua. Allora, questo è un pezzo da 90, anche questo qui, perché è una delle storie più carine nel mondo di Spider-Man. Cartonato. Centrato sulla vita di Goblin, sull'avventura con Goblin. Allora, ricordiamoci che questo fa parte della collana I Grandi Tesori della Marvel, della Panini Comics, dove oltre il fumetto, il poster che vedete, adesso qui non possiamo vedere perché è blisterato, ma la copertina del volume in realtà è un enorme poster da aprire. Enorme da quanto? Le misure non le sono. Sarà 90, e non c'hai misure? Non posso aprirlo. Cioè, io se vedo una e dico questo è un 50, 70, 80, un 30, sarà 20. Diciamo circa 30 su 60. No, comunque sarà sui 60-90. Questo è retro, questo è retro, ok? Questo è il disegno retro. Al prezzo di 24 euro, come sono sempre stati la collana dei Grandi Tesori. Va bene, 24 euro, una bella idea a Natale. In libreria, messo lì, sempre bello da vedere. Intanto salutiamo, chi ci sta salutando, Carlo Savio. Ciao Carlo Savio! E Vitali Lega. Ciao! Ciao Vitali. Ciao Vitali. Concludiamo la carrellata dell'universo Marvel. No, in realtà no. Ma ne proseguiamo con lo speciale di Deadpool, ovvero Deadpool presenta solo. Deadpool presenta solo. Da solo si presenta? No, Deadpool presenta solo. Solo è un altro personaggio. Ah, io pensavo che si presentava da solo, dico, no, noi stiamo zitti, che pensavo che il fumetto parlava. Sempre quella in armatura verde. Sì, ma siccome oggi come oggi la tecnologia avanzata, dico, visto che hanno fatto il fumetto che si presenta da solo. Così, e te che fa? Mettiamo il fumetto qua, e lui parla e sta a posto. Bene. Quindi questo presenta solo. Esatto, uno dei personaggi creati da Marco Silvestri nel lontano 73. Vitali Lega, mi salutalo. Sì, Vitali Lega dice straordinario. Quale, questo o quell'altro? Forse si riferiva... Forse a tutti e due anche, perché dai. Forse si riferiva a Spider-Man. Bene, allora, ricordiamo! Domani, venerdì 24 e sabato 25, anche il Mago del Fumetto aderisce... Al Black Friday. Black Friday. Cos'è il Black Friday, Bruno? Black Friday è il venerdì nero, dove ci sono grandi sconti, qui in negozio, fino al 50% secondo gli articoli. Comunque venite, abbiamo già fatto vedere qualcosa. Esatto. Lo facciamo rivedere, dai, va, un attimino, che è questo ad qui. Ad esempio, fra le tante questo è un esempio, questo è l'unico pezzo che abbiamo, quindi datevi una regolata. Questo è Spawn e Batman, Vitali dice tutti. Tutti, sì, beh, certo. Questo è un pezzo unico, più che raro. Unico, edizione originale americana dell'Image Comics, Spawn contro Batman, una delle avventure che ha reso celebre Frank Miller e Todd McFarlane. Che costa? Ha un valore commerciale di 60 euro, ma domani o sabato 30 euro, perché ha lo sconto del 50%. Che non è poco. Quindi questo qui veramente, fateci un pensierino, esatto. Ce n'è uno solo, quindi... Esatto. Promozione non accumulabile con altre iniziative. Beh, certo, la testa delle serine, ma Black Friday e maglietta nera, lo vediamo. Eccolo qua, guarda. Perché? Te stai atteggiando con quella maglietta? Sì, mi sto soffigo. Stai a far figo. Agente dell'Hydra, quindi sono un agente dei cattivi. Fallo vedere anche dietro, girati. Eccolo qua. Infatti c'è proprio scritto agente dell'Hydra. Ok. Questo per dire che il Mago del Fumetto, come altre fumetterie d'Italia, ma adesso per delle altre, sì, il Mago del Fumetto, dico l'Italia generale, ma nei romani siamo solo noi. Solo noi? Sì, siamo solo noi che abbiamo aderito alla promo Secret Empire, ovvero ecco. Allora, Vitali Lega, di dove siete? Siamo Riccione, dove provincia c'è? Di Rimini. Ci hanno fatto quella canzone quest'estate, il sole di Riccione. Non era proprio così la melodia, però era quella. Qual era? Il giornalista, non so. E allora che mi ripigli? È sotto il sole, di Riccione. Vai.
Allora, questo per... Ah no, ah, scusa, scusa Davide, c'è anche lui. Ragazzi, c'è da spendere un botto di soldi. No! No! Vieni! Ma vieni! Anticipate la tredicesima? Se venite, non facciamo buffa. No. Però abbiamo il POS per la carta di credito. Accettiamo qualsiasi forma di pagamento quasi. Meno che cambiare, poi se la fa Carletto se mi rovina. Esatto. Allora, perché abbiamo detto dalla maglietta del leader, eccetera? Perché il mago del fumetto ha aderito alla promo Secret Empire, che ha avuto già un successo in giro di 24 ore. Sei tu che devi venire più verso di me? Forse sì. Siamo vicini. Come due gozze da gatto allo scoglio. Dai. Aderito alla promo Secret Empire. Ovvero, che ha avuto un successo eclatante. Che cos'è Secret Empire? Allora, facciamolo vedere. Eccolo qua ragazzi, questo è il numero 1. Esatto. La versione regolare, 3,20 e la versione Variant di Andrea Sorrentino, 5 euro. Allora, Secret Empire, spendiamo due paroline veloci. È intanto potresti fare una trasmissione TV tipo i maghi del comic. Grazie. Geniale. Bella idea. Grazie. Dipende se Barbara D'Urso accetta il nostro invito. Non so se sono impegnato, io la domenica ho i partiti, tu le partite, non sei tifoso di nessuno. Però mi devo far bello. Ah, vabbè, ho capito. Ci vanno gente strana, possiamo andare anche noi. Allora, che cos'è Secret Empire? Parola semplicissima. Uno degli eventi forse più straordinari dell'universo Marvel, dopo Civil War di 15 anni fa. Un evento che coinvolgerà tutti i personaggi della Marvel, che amiamo o anche detestiamo, perché no? Ma in particolar modo vedremo un capovolgimento di ruoli, ovvero Capitan America, eroe americano, uno delle icone dei supereroi buoni, in realtà è diventato cattivo, Steve Rogers. Si è incazzato. Esatto, è diventato il capo dell'Hydra. Ecco. Dell'Hydra. Chi sarebbe lui? E diciamo questo è il logo dell'Hydra. Ok. Affronterà poi ovviamente l'associazione di buoni che cercheranno di contrastare di danno regolata. Nella Variant infatti vediamo già la figura di Hulk. Variant. Esatto, la figura di Hulk con lo stemma dell'Ida, quindi sicuramente sarà cattivo. O no? Salutiamo Giancarlo. Gianmarco Ruggeri. Ciao Gianmarco. E appunto abbiamo disponibile questi numero Variant di Andrea Sorrentino. O la regolare, un'uscita quindicennale. Quanti numeri saranno? Allora, ancora di preciso non si sa, ma sicuramente andremo sulla decina, dozzina di numeri. Bene, però... Ma li merita tutti. Allora, perché poi? Perché? Dilla tutta! Esatto. Chi acquista fino a esaurimento scorte, e vi ricordo che esaurimento scorte, ormai è arrivato. Siamo quasi ai sgoccioli, esatto. Come l'iPhone X, ce ne sono pochi. Esatto. Poi con un evento così straordinario è incredibile. Chi acquista entrambe le cover, Variant regolare, riceverà un simpatico gadget legato all'universo Secret Empire, ovvero non la maglietta, perché è solamente legata alla fumetteria, ma o una spilla come questa legata ma perché non l'hai prese? Mi sono dimenticato. E vado a piano. Arrivo subito. Tanto io faccio vedere la spilla, e così si vede meglio. Esatto. Ecco, questa è la spilla, che poi ci sono più spille, mi sembra, vero? Sì. Quella lì è la spilla legata agli agenti dell'Hydra, ovvero ai cattivi, se vi sentite cattivi. Se siete cattivi, questa è la spilla vostra. Villa Lega. Vita di Lega. Secondo me, ora come ora, i fumetti Marvel hanno storie un po' troppo esagerate. Poi non so voi. Allora, più che esagerate, sono entrate un po'... Tra virgolette. Ribadisco, ridicole. Sono entrate ovviamente a una portata a giovanile, molto giovanile. Certo. Certo. Quindi la storia si è un po' persa. Ma fidati, Vitali, che con il Secret Empire siamo ritornati veramente... Ti dovrai ricredere, esatto, perché totalmente. È una storia completamente diversa da tutto ed è molto 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 ricca di io faccio vedere l'altra spilla. L'altra spilla che potete ricevere invece se siete più legati ovviamente ai buoni, quindi a ristabilire l'ordine, la spilla legata invece all'universo del Capitan America buono.
Esatto. Mm. Quindi sì, acquistando tutte e due le cover, che una costa 5 euro, l'altra costa 3,20 euro, quindi con 8,20 euro potete avere la spilla. Esatto. Oppure il cubo cosmico di Secret Empire. Eccolo qua. Si vede, non si vede, non lo so. Si vede la scritta. E qua il cubo cosmico. Ma che cos'è questo cubo cosmico? Infatti, non lo so che mi manco io. Ma per il momento non vi diciamo nulla perché. Ciao belli, a presto. Ciao Vitali, alla prossima. Ciao, allora, ciao, grazie. Non vi possiamo dire nulla perché sennò vi togliamo quello che è un po' il cuore, no, di questo evento. Compratelo e capirete che cos'è questo cubo cosmico che te Bruno stai tenendo in mano. E ricordiamo che sono gadget che potete trovare solo al Mago del Fumetto in quanto aderenti alla promo Secret Empire. Però sbrigati perché ne sono rimasti veramente pochi. Pochi gadget, perché poi le variant ci saranno, ma poi saranno normali. Proseguiamo con, questo è l'universo dei supereroi, con le chicche invece dei fumetti americani e non solo. E non solo. Questa è? Questa è la saga di Solomon Kane. Solomon Kane. Ok. Qui sono raccolte le storie dal 73 al 79. Vediamo qui. Ovviamente il disegno, la storia, è una storia retro. E qui facciamo vedere giusto qualcosa per quello che si può. Esatto. Questo è adatto soprattutto a tutti coloro che sono un po' nostalgici del vecchio disegno, del vecchio disegno degli anni 70-80, ma anche per tutti coloro che sono invece amanti dell'universo fantasy più classico e più puro, certo, come quello di Solomon Kane, personaggio creato da Howard, che è legato a questo cacciatore inquisitore un po' particolare di creature arcane della Panini Comics, esatto, al prezzo di 25 euro. Bene, poi per capirci è il fratello di Conan il Barbaro, siamo arrivati quasi alla fine. Questa copertina inquietante, qui invece abbiamo un altro bellissimo ma inquietantissimo cartonato Slayer, o meglio Rampless. Allora, questo invece è un bellissimo cartonato della Magic Press, che costa 15 eurini. 15 euro. E che cosa sono i Slayer? Molti già lo conoscono sicuramente. È la band metal più cazzuta che c'è nel mondo del fumetto, ma anche nel mondo della musica, ovvero i re indiscussi del thrash metal. Bene, vediamo qualche disegno, giusto? È una biografia storia rivisitata su questa band americana, che è un grandissimo successo ovviamente per chi ama il mondo metal, della musica, dove le scene diventano furiose, quasi horror da un certo punto di vista, no? Infatti lo vediamo da queste immagini. È un po' quello che il metal forse vuole trasmettere, la foga, l'energia più pura. Proseguiamo con qualcosa di più. Proseguiamo con l'ultimo. Proseguiamo con l'ultimo che è una delle storie più leggere, più vicine al Natale. Ovvero la biografia di Klaus, di Santa Claus. Santa Claus, ovvero Babbo Natale. Di Babbo Natale. Ecco, come non l'avete mai visto prima. Esatto. È un mito, una leggenda, è amato dai grandi e dai piccini, ma chi conosce le vere origini di Babbo Natale? Ambientato in un misterioso passato, magico e mitologico. Klaus, raccontato da Grant Morrison, pluripremiato autore di fumetti americani, e dagli disegni di Dan Mora, dove rinnovano il personaggio appunto di Babbo Natale in un contesto fantasy, avventuristico, dove le avventure vichinghe e sciamaniche si uniscono in un universo di Grant Morrison. Bene. Perfetto. Disegni straordinariamente magnifici, storia, la conosciamo, di Grant Morrison, avvincente, tutto questo per un prezzo veramente buono. Quanto costa? Costa solo 19 euro. Beh no, 19 euro. Un bel cartonato, una bella copertina, quindi dai. A tutti gli effetti. Sì. Quindi per tutti gli amanti, non solo dell'autore, ma anche del genere storico, mitologico, vichingo, è perfetto. Michelon. Ciao Giacomo. Ciao. Mi sembra... Allora. Sotto Natale è perfetto. Beh sì, anche perché poi abbiamo tanti altri cartonati, abbiamo... Sì. Insomma,
poi gadget, insomma, chi più ne ha più ne metta. Per Natale ci potete, se volete fare un pensiero, un regalino. Qui le idee non mancano mai. Non mancano mai, i prezzi, ci dicono che abbiamo sempre i prezzi buoni. Giusti, onesti. Giusti, onesti, certo, perché tutti dobbiamo andare dal macellaio, dal fornaio, esatto. Però l'importante è non approcciare. Chi è? Di Bruno? Bruno Capur. Oh, Bruno, ciao Bruno, ciao, ciao. Chi è? Bruno Capur? Bruno Capur è uno dei nostri clienti. Ah, cosa? No, adesso non l'ho messo a fuoco. Ciao, ciao. Ciao, Bruno. Quindi abbiamo finito, ricordiamo quindi il venerdì nero domani, Black Friday domani e sabato, con sconti che vanno fino al 50% su alcuni articoli, e niente, venite in negozio, esatto. Chiedete, vedrete, guarda, a me mi è piaciuto questo, lo devo far rivedere per l'ultima volta, prima di, non c'è più, ci hanno già fregato. Quale? Quello di Batman? No, sì, eccolo qua. Ovvero, ecco qua. Un esempio. L'esempio è questo bellissimo fumetto, già da collezione, alta collezione. Bruno Capur, un saluto anche a voi, domani ci vediamo. Ok, ti aspetto, Bruno. Ciao, 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 ciao. Quindi questo fumetto, esempio, esatto, che è un'opera, vai. È un'opera unica, rarissima, perché addirittura in lingua originale noi ce l'abbiamo, quindi in edizione americana, edito dalle Image Comics dell'86. Opera di Frank Miller, Todd McFarlane, Spawn contro Batman, un fumetto veramente di nicchia, ma da grandissimo valore commerciale, tanto che il valore è di 60 euro. Ma domani, ragazzi, abbiamo solo questa copia, lo potete, col 50%, lo potete prendere a 30 euro. Cioè, ce rendiamo conto? Cioè, ah no, io lo so, sono loro che se devono rendere conto. Quindi, ragazzi, veramente, un affare. Esatto, e questo è uno dei tanti, ne vedrete altri. Anche perché ci avviciniamo a Natale, esatto. Poi cominceremo con le domeniche. Siccome c'è qualche compleanno vicino dei vostri amici, poi cominceremo con le domeniche che siamo aperti. Esatto. Quindi manca poco. Manca poco, poi vi comunicheremo il tutto. Esatto. E pacchetti regalo. Pacchetti regalo, lui. Esatto, gli elfi domestici che verranno ad aiutarci. Avremo un grandissimo ospite, lo possiamo già dire. Sì, sì, certo. Sì, sì, dillo, dillo. Viene da lontano Hogwarts. Hogwarts. Hogwarts, assomiglia un po' a noi perché porta sempre gli occhiali. Bene. Avremo come aiutante anche Harry Potter. Bene. Perché non sono mai puntuali, che non rispettano gli orari, però dai. Ma sai come sono questi maghetti? Vabbè, dai. Però la mago del fumetto avremo. Bene. No? E poi il 50% su tutti i peluche anche, Peluche. Ragazzi, sì. Insomma, vabbè. Ricordiamo la sagoma di One Punch Man. La sagoma di One Punch Man, esatto. Ma non ce ne sono, non ce ne sono. Bene, amici, a questo punto noi vi salutiamo. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con tante... Perché giovedì già ci è arrivata la lista di alcune cose che arriveranno. Dal distributore ci sono delle cose magnifiche che noi vi presenteremo. Esclusivamente in diretta qui da Facebook. Bene amici. Che dirvi? L'ultimo saluto. Ah, Carlo Savio, buona cena anche a te, se non hai mangiato. Bene, ciao ragazzi, a giovedì prossimo. Ciao, ciao. Vai col dito. Vai col dito.